A tutti voi il mio più cordiale buon pomeriggio, un saluto che vi giunge da Civitanova Marche, dall'Iplex Beach Arena, teatro dell'edizione 2021 dell'Energia 4.0 Queen of the Beach, edizione 2021 che fa seguito a quella della scorsa estate, dove era stata Michela Lantignotti a essere incoronata regina della spiaggia. Un appuntamento, quello del Queen of the Beach, che è diventato ormai tradizionale, una delle kermesse sicuramente simbolo dell'estate del beach marchigiano, ma possiamo dire assolutamente, ma anche in campo nazionale. Sono già entrati in campo nel frattempo i due fischietti dell'incontro che dirigeranno il match, sono Alessio Cocco di Chieti e Francesco Schino di Rimini, e stiamo attendendo ora le grandi protagoniste, le quattro giocatrici che scenderanno in campo per l'inizio imminente dell'incontro. E viene presentata per primo Jessica Allegretti, canotta numero uno, canotta arancione, sarà lei la scudiera della pretendente al trono del Queen of the Beach, vale a dire con la casacca numero 2, Francesca Micheletto, nata a Trento il 10 settembre del 1997. Nel suo curriculum 6 stagioni nel campionato cadetto indoor, 3 a Trento, poi Montecchio Torino e poi in quella che si è appena conclusa Busto Arsizio, gioca in casa visto che 2 mesi fa è arrivata la notizia del suo approdo a Macerata alla Balducci, sempre nel campionato di Serie A2. Ora con la canotta blu entrano in campo le loro avversarie. Partiamo da colei che, romana classe 2001, ha vinto nel 2019 il campionato italiano Under 19 in coppia con Martina Ferrario. Si tratta di Erika Ditta, che è stata scelta dalla seconda pretendente al trono che andremo a conoscere tra poco. Lei è cagliaritana e ha vissuto una seconda metà di luglio davvero incredibile, cominciando con il terzo posto nella Coppa Italia Bellaria Egea Marina e poi ha proseguito con i 2 successi nelle tappe di Ciro Marina e Catania in coppia con Eleonora Annibalini. In mezzo la grande soddisfazione per la laurea in scienze motorie ottenuta presso l'Ateneo di Cagliari. Parliamo di Valentina Calì, canotta numero 2 per l'atleta sarda. Dunque queste le quattro ragazze che saranno in scena in questo match che concluderà, che chiuderà il Queen of the Beach 2021. Da una parte Francesca Micheletto e Jessica Allegretti, dall'altra Erika Ditta e Valentina Calì. Canotta blu per Calì Ditta, canotta arancione per Micheletto Allegretti, e sarà proprio Allegretti a dare il via all'incontro. Si è già posizionata dai 9 metri in attesa di ricevere il pallone che verrà battuto per dare ufficialmente inizio a questo incontro che metterà in palio la corona di regina della spiaggia 2021. Si parte con il servizio di Jessica Allegretti, ricezione in tuffo di Ditta che poi va ad attaccare la difesa di Micheletto con il contrattacco impostato a beneficio di Micheletto, una piazzata, Ditta difende, Calì per Ditta, colpo in diagonale, difeso ancora, ci prova allora Calì, è un crossover difeso però bene da Allegretti, altra piazzata, Ditta, Calì, Ditta forte con l'ausilio del nastro, il bagger però di Allegretti a scavalcare le due giocatrici in canotta azzurra dopo il tocco del nastro che ha agevolato la difesa della giocatrice numero 2. Quindi arriva il primo punto, ecco il tocco in bagger a scavalcare la rete e a cadere nell'ultimo metro di campo 1-0 per Micheletto Allegretti. Ancora con Allegretti al servizio a cercare la ricezione buona di Ditta che poi va ad attaccare, c'è l'opposizione del muro di Micheletto, scavalcato il tocco di Allegretti con la palla che cade a terra, 1-1. Erika Ditta al servizio. Ristabilisce pertanto la parità, un punto per parte Ditta con l'attacco che garantisce anche all'atleta romana il diritto al servizio. Parte il servizio di Erika Ditta, è un servizio salto flot indirizzato su Micheletto che poi va ad attaccare, colpo morbido a scavalcare l'opposizione del muro di Calì, 2-1.
punto per Francesca Micheletto, che si incaricherà anche del servizio. Battuta effettuata da zona 5, molto fiacca, la palla gonfia la rete. E quindi punto per Caliditta, che pareggiano le sorti di questo parziale inaugurale con l'errore al servizio di Micheletto. E invece adesso arriva Leis con l'ausilio del nastro, messo a segno da Valentina Calì. La palla tocca il net e cade davanti a Allegretti. Ora Micheletto ad attaccare, attacco in diagonale tenuto bene da Ditta, il tocco a una mano pregevole di Calì, ma la palla non va a terra per la bella difesa di Allegretti, che poi con le nocche disegna un grande cut shot che regala il punto numero 3 alla coppia in canotta arancione, 3 pari, diritto al servizio per Allegretti. Battuta salto flot lunga, lasciano sfilare il pallone Calì e Ditta. E arriva così il punto numero 4 con relativo cambio di campo. Punteggio che vede Calì Ditta avanti di 1-4-3. Ricordiamo anche che a differenza di quanto accaduto nei gironi eliminatori, con 7-17 eventuale tie break a 11, si seguirà invece il punteggio normale nel beach, vale a dire 7-21 e tie break a 15. Seguiamo l'azione con il tocco beffardo di Allegretti, gran tocco morbido che cade appena dietro la rete, supera così Calì, saltata a muro. Siamo 4 pari, azione particolarmente lunga chiusa dal tocco di Allegretti, che manda a servire la sua compagna di squadra Micheletto. Calì riceve, va ad attaccare, chiama l'attacco in parallela Ditta, ma invece Calì decide di depositare in maniera morbida il pallone in diagonale, colpo corto e siamo 5-4. Calì va a servire, ricezione buona di Allegretti e è un copia e incolla sostanzialmente del colpo visto in precedenza, altro cut shot di Allegretti del tutto simile a quello visto nel punto precedente messo a segno da Calì, set che si sta svolgendo sostanzialmente con la regola del vecchio side out, chi riceve poi puntualmente va a mettere a terra il punto, per cui al momento siamo nella situazione di 5 pari, 6-5 ora con l'attacco di Calì. Unica variazione sul tema è stato l'ace messo a segno da Calì, che ha cambiato sostanzialmente l'inerzia, visto che in precedenza erano state le atlete in casacca arancione ad andare avanti nel punteggio. Ora murata Allegretti che ci riprova, difende però Calì, va ad attaccare, colpo lungo in parallela in campo e Calì. Arriva il punto numero 7-5, break di 2-0 per Calì Ditta, ancora con la giovane atleta romana al servizio, 7 chi batte, 5 chi riceve. Va Erika Ditta, servizio in salto, parabola arcuata, ricevuta bene da Micheletto che poi va ad attaccare in diagonale, colpo non forte ma estremamente preciso che va a ingannare in difesa Ditta, più all'interno del campo. Micheletto, servizio salto flot, Ditta riceve, va ad attaccare e affonda il colpo questa volta Ditta e arriva il punto dell'8-6, siamo a quota 14, altro cambio di campo, c'è anche una variabile che abbiamo peraltro anche avuto modo di constatare nella parte conclusiva della mattinata, il vento che comunque potrebbe disturbare o quantomeno essere un elemento importante. Ora c'è l'attacco vincente di Micheletto, c'è il muro di contenimento di Calì che non trova però adeguato supporto nella difesa di Ditta, pertanto settimo punto per servizio per Jessica Allegretti. Micheletto Allegretti, sempre indietro di una lunghezza. Jessica Allegretti lunga su Ditta, problemi in ricezione, bagherone di Calì per il tocco di
ditta che viene murata, e è un muro vincente, non c'è difesa, arriva il punto della parità con il primo muro dell'incontro portato da Francesca Micheletto. Siamo 8 pari, ancora Allegretti, contro break di 2-0 della Coppa in Canotta Arancione. Ditta, Calì, Ditta va ad attaccare la difesa di Allegretti che tiene il pallone in gioco, bagger lungo a cercare Calì, poi chiamata contromano ad attaccare, colpo con le nocche che però non trova il campo. Pertanto salgono a 3 i punti consecutivi per Micheletto Allegretti dal 6-8 al 9-8. E si allunga così il turno di battuta che vede Allegretti al servizio. Servizio ancora salto flotta a cercare Ditta, poi chiamata ad attaccare, sfrutta le mani del muro di Micheletto per andare a segno Erika Ditta e va poi a servire, punto che dà la parità alla coppia in canotta azzurra, posizionata rispetto al nostro punto di osservazione alla sinistra. Micheletto, forte correzione del nastro e palla a terra, sfera che si ferma davanti ai piedi di Ditta. Dunque ritornano avanti Micheletto Allegretti 10-9, con Micheletto che andrà in battuta. Servizio, immaginiamo salto flotta come nelle precedenti rotazioni, a cercare la ricezione di Ditta che però è sbagliata, scende la palla e va a cadere a terra. Break per Micheletto Allegretti 11-9, si ribalta così la situazione dal 6-8 all'11-9 per Micheletto Allegretti. Non cambia zona di battuta Micheletto, il tocco di Ditta difeso proprio da Micheletto che prova a contrattaccare, non salta, è una piazzata difesa da Calì che poi picchia con braccio disteso, sfrutta le mani del muro di Micheletto e la palla cade a terra. Siamo sull'11-10, dunque ancora perfetto equilibrio tra le due formazioni. Ora piccolo momento di pausa per le atlete che si vanno a rinfrescare in panchina. Parlavamo di Micheletto, una delle due pretendenti alla vittoria finale, figlia d'arte di Riccardo Micheletto, pallavolista protagonista nella Serie A1 maschile con la maglia di Parma e anche sorella di quel Micheletto visto recentemente all'opera proprio alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo. Di nuovo aperti al pubblico, le emozioni del King, con la nazionale allenata da Chicco Blengini. Cambio campo e ritorno in campo le due formazioni. Siamo 11-10 con la battuta nelle mani di Valentina Calì. Servizio salto flotta senza rincorsa lungo, decisamente troppo. La palla viene lasciata sfilare da Micheletto Allegretti e dunque siamo 12-10. Ritornano ad essere due i punti che separano le due coppie in campo. Allegretti al servizio. Battuta salto flotta, ricezione di Ditta molto cercata dai servizi della coppia Micheletto Allegretti, poi Ditta con grande autorità piazza un diagonale chiuso nel quinto metro. Diagonale per Erika Ditta, servizio. Non ci arriva Allegretti, undicesimo punto. Con Ditta che poi va a servire, la palla si ferma però sul net, pertanto tredicesimo punto per Micheletto Allegretti. Questo è il quarto errore complessivamente commesso al servizio in questo primo parziale. È pronta Micheletto, servizio salto flot, ricezione ancora di Ditta, poi va ad attaccare, palla leggermente attaccata, gestita molto bene da Ditta. Altro cut shot 12-13. In una zona sguarnita del campo, siamo 13-12. Calì, Micheletto riceve, poi va ad attaccare, colpo morbido, corto e palla che cade a terra, 14-12.
c'è battaglia, ma il divario massimo che c'è stato tra le due squadre è stato appena di 3 punti, in precedenza lo avevamo visto. Dita va a ricevere sul servizio di Allegretti, poi va ad attaccare, colpo con le nocche difeso da Micheletto che poi schiaccia, difende Dita, altro colpo piazzato e altro bagherone vincente. Azione che avevamo già visto in precedenza, una difesa che si trasforma sostanzialmente in colpo d'attacco, bagherone lungo di Allegretti e punto del 15-12, ritornano a più 3 le ragazze in canotta arancione. Allegretti, Ditta, palleggio di Calì su Ditta, chiama Valentina Calì, il colpo in parallela alla sua compagna di squadra ed è una scelta azzeccatissima, colpo lungo che va a morire a circa un metro dalla linea di fondo all'interno del campo, 15-13. Il punto di Erika Ditta che poi va a servire su Micheletto che riceve, poi attacca il muro di Calì che tocca ma non riesce a trattenere. 15-13, anzi 16-13 ora, nuovamente a più 3. Micheletto, Allegretti che si avvicinano così punto dopo punto all'obiettivo. Micheletto, salto flot, Ditta riceve e poi va ad attaccare di potenza, ma la palla non esce, anzi esce dal campo e non c'è stato tocco a muro. Siamo 17-13, si amplia il divario tra le due coppie, 17 Micheletto Allegretti, 13 Calì Ditta. Nuovamente Micheletto Ditta, il suo bagger, attacco in piazzata senza saltare, può contrattaccare Micheletto, difende però Ditta, le porge il bagger Calì, va ad attaccare Ditta e palla a terra, traiettoria prescelta in parallela per Erika Ditta e siamo 17-14. E manda a servire la sua compagna di squadra Valentina Calì. Servizio indirizzato su Micheletto che riceve, poi va ad attaccare, difesa a terra per Ditta, colpo corto, troppo, la palla non supera la rete ed è un errore punto che consente a Micheletto Allegretti di ritornare sul più 4 e da meno 3 dalla conquista di questa frazione inaugurale. Nuovamente Jessica Allegretti in battuta, la palla esce, errore in battuta, lasciano scorrere la sfera Calì e Ditta, fanno bene, la palla esce non di molto ma termina la sua corsa oltre la linea di fondo, errore però anche per Ditta, un punto per parte propiziato da un errore al servizio, dunque 19-15. Micheletto in battuta, 19 chi batte, 15 chi riceve, Francesca Micheletto da zona 5, servizio a cercare Calì che poi va ad attaccare forte, bella la difesa delle Gretti ma la palla supera la rete, al secondo tentativo ci prova Ditta a sfruttare le mani del muro di Micheletto che però commette invasione a rete, ma si autoaccusa dell'errore Ditta che alza il braccio, dice che ha toccato lei la rete, dunque viene cambiata, corretta la decisione arbitrale e dunque siamo 20-15, 5 set point a disposizione per Micheletto Allegretti, la prima arriverà sul servizio proprio di Micheletto dopo l'invasione commessa da Ditta che ora riceve il servizio di Micheletto e poi va ad attaccare da posto 4 forte, l'opposizione di Allegretti è superata in difesa, prima palla set che se ne va e ora 20-16, seconda palla set sul servizio di Valentina Calì, battuta a salto flot ricevuta da Allegretti, il colpo di Allegretti vincente non ci arriva, Erika Ditta con palla molto staccata, arriva il punto del 21-16 che manda in archivio così il primo parziale vinto da Francesca Micheletto e Jessica Allegretti.
21-16, un 7-0 dunque per le ragazze in coppia arancione. Scorrono nel frattempo gli highlights di questo primo parziale, ricordiamo anche quelli che sono stati gli ultimi risultati legati alla giornata odierna dell'Energia 4.0 Queen of the Beach. Ci sono state la vittoria di Caliditta 2-0 a tavolino su Lantignotti Toti, un problema fisico per Giulia Toti che non le ha permesso di scendere in campo in questa seconda e ultima giornata del Queen of the Beach. Nell'altro incontro, vittoria per Annibalini Micheletto su Allegretti Gradini 2-1, 17-14, 8-17, 11-8. Sono stati per la cronaca i due incontri che poi hanno sostanzialmente delineato la classifica finale e che hanno permesso così a Francesca Micheletto e a Valentina Cali di vincere i rispettivi gironi e di candidarsi così al titolo di Regina della Spiaggia 2021 qui a Civitanova Marche. Si può ricominciare a giocare in questo secondo parziale. Micheletto Allegretti avanti 1-0. Si incomincia con il servizio di Allegretti, va ad attaccare Cali, è appostata bene in difesa Allegretti, chiamata a contrattaccare, supera il muro di Cali e Allegretti mette a terra il pallone dell'1-0. 21-16, eccola Allegretti, mentre sono già posizionate Cali e Ditta pronte per la ricezione, eccola Cali che va a ricevere e poi va ad attaccare la sua uncinata in diagonale, vincente 1-1. Colpo di potenza in diagonale per Valentina Cali che manda a servire Erika Ditta. Siamo 1-1. Allegretti, Micheletto Allegretti, la cui piazzata termina out lateralmente rispetto alla linea del lato lungo del campo, dunque 2-1. Mettono la freccia e sorpassano Caliditta in queste battute iniziali di secondo set. Come riportato anche dalla grafica, Micheletto e Allegretti conducono un 7-0. Ora Erika Ditta, Allegretti, chiamata ad attaccare da Micheletto. Colpo di nocche per Allegretti che stringe molto il colpo in diagonale e con l'ausilio del nastro fa terminare la palla proprio sulla riga, 2-2. È pronta Francesca Micheletto dalla linea di battuta. Eccola Cali, il suo attacco in parallela, difende bene Allegretti, poi il bagger di Micheletto, la palla supera la rete e con palla a filo Cali non perdona. 3-2. Prova a muro Allegretti a contenere il colpo di prima intenzione di Cali, ma non ci riesce. Allegretti va ad attaccare, un colpo morbido in lungolinea che scavalca il muro di Cali e cade a terra. Ditta capisce forse con un attimo di ritardo la traiettoria del pallone, tenta un tuffo ma non riesce a arpionare la sfera, dunque 3-3. Ora è Ditta a risolvere una situazione particolarmente complicata. Si lotta a filo rete, il colpo di Ditta che spinge la palla nelle mani del muro di Francesca Micheletto e è un'azione vincente perché permette alla coppia in canotta azzurra di ritornare avanti. Ora dopo il cambio di campo siamo 4-3. Ora Allegretti, attacco in diagonale, Ditta c'è in difesa, va a contrattaccare, colpo con le nocche, difesa a una mano di Allegretti, ma la palla cade a terra, 5-3. Tentano l'allungo Caliditta che devono recuperare uno svantaggio nel computo complessivo dei set. Ditta serve questa volta su Micheletto, difesa a un braccio pregevole di Ditta che mantiene il pallone in gioco. Allora ci prova Allegretti, gran colpo a filo rete e trova un grandissimo colpo a filo rete, colpo con le nocche
che attraversa tutto il campo e va a far terminare la sfera in prossimità della linea di fondo. Siamo 5-4, accorciano le distanze Micheletto e Allegretti. Micheletto ora in battuta. Servizio a cercare la ricezione brutta di Calì e arriva l'ace, punto direttamente al servizio per Micheletto e si ritorna in perfetta parità, si riallineano le due coppie nel punteggio di questo secondo parziale 5-5. Nuovamente Micheletto, questa volta cambia settore, ma non il risultato che è sempre lo stesso, altro ace questa volta su Erika Ditta. Di Francesca Micheletto che sfrutta servizio, il movimento del vento davvero velenoso, quello di Francesca Micheletto che con l'ausilio del vento sorprende Ditta e dunque 6-5 ora per Micheletto Allegretti. Ora attacca Ditta, c'è appostata Allegretti a difendere che poi forza il colpo e mette palla a terra, 7-5, cambio di passo per Micheletto Allegretti, break di 4-0, 7-5 con l'attacco vincente portato da Allegretti che ribalta completamente la situazione. Ora sono Micheletto e Allegretti che provano a fare l'andatura. Calì va ad attaccare, però l'attacco di Calì esce e dunque 8-5. Altro punto prima di un nuovo cambio di campo allo scoccare del 14° punto nel parziale, 8-5. Si allunga la serie di punti consecutivi per Micheletto Allegretti. Ancora Micheletto, servizio corto, la palla scende, inganna Ditta, 9-5. Al cambio di campo. Dunque al cambio di campo più 4 per Micheletto Allegretti. Con l'ace messo a segno da Francesca Micheletto che tornerà nuovamente dalla linea di battuta a servire Micheletto con un vantaggio che è diventato di 4 punti adesso. Servizio lungo troppo e dopo due ace arriva anche l'errore in battuta per Micheletto che manda a servire così Valentina Calì. Servizio salto flot senza rincorsa, altro errore. Palla che sospinta probabilmente anche dal vento se ne va. E allora Allegretti 10-6. Calì, ricezione a terra, poi il suo attacco sfrutta bene le mani del muro di Micheletto per andare a segno, dunque 7-10, punto per Calì. Ora Ditta, servizio salto flotte, altro errore in battuta, dunque 11-7, mantengono 4 punti di vantaggio Micheletto Allegretti con Francesca Micheletto che si incaricherà del servizio. Nella rotazione precedente avevano spiccato il volo le ragazze in canotta arancione sulla sua battuta, ora Ditta va ad attaccare, colpo con le nocche che esce, stringe troppo il suo attacco piazzato in diagonale, Erika Ditta 12-7 e arriva il time out per Calì Ditta 12-7, hanno preso il largo Micheletto e Allegretti, dunque sospensione richiesta da Calì Ditta che hanno perso anche il primo parziale con il punteggio di 21-16. Quindi se anche questo parziale verrà vinto da Micheletto Allegretti ci sarà la conclusione del torneo e l'incoronazione di Francesca Micheletto come Queen of the Beach 2021. Sono circa a metà strada le ragazze in canotta arancione, 12-7, si arriva, lo ricordiamo, a 21, mentre nel girone eliminatorio gli incontri terminavano a quota 17 punti con l'eventuale tie break a 11. Dunque rientrano in campo le due formazioni, ancora Micheletto in battuta, siamo 12-7. Con il vostro ritmo, con il vostro applauso, l'applauso di Civitanova Marche! Pronta Micheletto,
12-7 la situazione in questo secondo set dell'atto conclusivo dell'Energia 4.0 Queen of the Beach. Attacca forte Ditta questa volta, non si fa pregare, affonda il colpo. 12-8, risalgono a meno 4 Calì e Ditta. Il servizio di Calì molto lungo, troppo, qualche errore dalla linea dei 9 metri sta indiscutibilmente agevolando l'avanzata di Micheletto Allegretti. Ora time out tecnico con Francesca Micheletto e Jessica Allegretti avanti di 5 lunghezze, 13-8, dopo aver vinto anche la frazione inaugurale. Fatemi vedere tutti! Time out tecnico che serve alle atlete per riposare e anche agli addetti al campo per rassettare il rettangolo di gioco, pulendo soprattutto le linee del campo e anche sistemando la sabbia. Sabbia che è stata anche precedentemente bagnata all'inizio del match. Rientro in campo ora per le quattro atlete con Jessica Allegretti che si incaricherà del servizio. 13 chi batte, 8 chi riceve, Allegretti. Jessica Allegretti pronta dalla linea di servizio, battuta lunga a cercare la ricezione di Ditta, imprecisa, con palla staccata Ditta sceglie una piazzata, preda della difesa di Allegretti che va a contrattaccare. Difesa mani unite, buona per Calì, la bella difesa di Ditta e poi il bagger beffardo di Valentina Calì, un bagger morbido che cade appena dietro la rete e inganna così. Micheletto Allegretti restate lunghe a difendere. La risposta di Micheletto che manda la sfera sulle mani del muro di Calì, la palla si impenna e poi cade a terra. 14-9. Francesca Micheletto, 14esimo, a servizio. 14esimo punto per Micheletto Allegretti con Micheletto in battuta. Servizio teso e arriva l'ace davanti a Calì. La palla scende e se abbiamo tenuto bene i conti dovrebbe essere il quarto punto direttamente su servizio per Micheletto. E sicuramente in questo secondo parziale è stato il servizio a fare la differenza. Qualche errore di troppo per Calì e Ditta, invece molto incisivo quella di la battuta di Micheletto che ha scavato il solco. Ora Ditta appoggia la palla sul nastro, la sfera scavalca la rete e cade a terra nella metà campo avversaria. Dunque siamo 15-10 con il punto di Erika Ditta che manda a servire Valentina Calì. Ricezione di Micheletto, palla attaccata, cut shot di Micheletto, difende Ditta poi con palla a filo. Micheletto fa buona guardia sotto rete ma c'è anche un'infrazione a rete fischiata a Ditta sul contrasto sotto rete. Micheletto aveva ad ogni buon conto messo a terra il pallone che ha danzato sul net per poi cadere a terra nella metà campo occupata dalle ragazze in canotta azzurra. Ora errore in battuta per Allegretti, 16-11. Resta invariato il distacco tra le due formazioni che è sempre di 5 punti. Allegretti riceve, poi va ad attaccare, colpo lungo, prova a distendersi Ditta per cercare di agganciare il pallone. Adesso che però cade a terra. 17-11 e sorride sempre di più per Micheletto che è avanti di un set a 4 punti dalla conquista del match. Micheletto Allegretti, ancora Micheletto in battuta. Ditta, Calì palleggia per Ditta, colpo in diagonale difeso da Allegretti che poi riesce a superare l'opposizione a muro. Sono di Calì, 18-11. Dunque a 3 punti dalla corona Francesca Micheletto con questo punto portato a casa dalla sua scudiera Jessica Allegretti, Micheletto scelta da Micheletto per questo ultimo incontro che mette in pari la corona. Ricezione di Calì che poi attacca
senza muro, e un attacco che Micheletto prova a difendere, ma la palla supera la rete e cade all'esterno della metà campo occupata da Caliedita, dunque dodicesimo punto con Cali al servizio. Riceve Allegretti che poi va ad attaccare, un colpo in lungo linea che però non trova il campo. 13-18 pertanto ancora con Cali in battuta. Break di 2-0 per Caliditta. Va Cali a servire. Ricezione di Micheletto buona, poi l'attacco in diagonale, c'è però appostata sulla traiettoria Ditta che va ad attaccare forte e arriva il punto distinto di Micheletto. Sul grande attacco di Ditta c'è stata la difesa di Allegretti e poi distinto sostanzialmente. Distinto va a prolungare la traiettoria del pallone Micheletto, la palla va a baciare la riga, per cui 19-13. Ora Ditta riceve, va ad attaccare, colpo difeso da il fallo Allegretti, poi il fallo di Micheletto, secondo tocco in palleggio direttamente nella metà campo avversaria, 14° punto che arriva a Caliditta, frutto dell'errore di Micheletto. Ora serve Ditta, poi il tocco morbido di Micheletto ad aggirare il muro di Cali ed è palla match, 20-14, quindi è il queen point per così dire, 20-14, 6 match point a disposizione per Micheletto Allegretti. La ricezione di Cali, bagger di Ditta, va ad attaccare Cali, la palla tocca il net, poi viene difesa da Allegretti e la chiude lei, la chiude Allegretti che difende e poi con un cut shot corretto dal nastro mette la palla a terra, 21-16, 21-14, questo è il punteggio che consente a Micheletto Allegretti di conquistare il match che conclude il Queen of the Beach di Civitanova Marche. La regina è lei, Francesca Micheletto. Ora andiamo a rivedere nelle immagini proprio il punto conclusivo con l'attacco di Ditta, la difesa a terra di Allegretti che poi con un colpo in diagonale corretto dal nastro fa terminare il pallone nella metà campo avversaria, all'abbraccio tra Micheletto e Allegretti che portano a casa così il punto che sancisce la conclusione. Andiamo anche a vedere il cammino di Micheletto in questo Energia 4.0 Queen of the Beach Tour, vittoria nel primo incontro con Gradini al cospetto di Annibalini e Allegretti 2-1, 17-11, 12-17, 12-10. Vittoria anche nel secondo incontro proprio con Jessica Allegretti 2-0 su Annibalini Gradini 17-10, 17-6. E poi il 2-1 con Annibalini su Allegretti Gradini 17-14, 8-17, 11-8. Il lancio delle canotte delle giocatrici che lanciano le canotte al pubblico presente, al pubblico presente all'Iplex Beach Arena di Civitanova Marche. Vediamo anche quello che è accaduto invece per quello che concerne Valentina Cali, che è stata una degna avversaria di Francesca Micheletto in quello che poi è stato sostanzialmente la due giorni che ha sancito anche chi ha succeduto nel trono di regina della spiaggia, Michela Lantignotti. Valentina Cali si era precedentemente qualificata alla fase, all'atto conclusivo del Queen of the Beach perdendo la prima partita con Toti contro Lantignotti Ditta 17-15, 14-17, 11-7 in quello che poi è stato l'incontro che ha inaugurato l'edizione 2021 di questa kermesse. Secondo incontro che ha visto invece Cali imporsi 2-0
con l'Antignotti su Totti Ditta 17-8 e poi, come detto in apertura di telecronaca, il 2-0 a tavolino che ha premiato l'Antignotti Totti, che ha premiato Calidita, scusate, sull'Antignotti Totti per via dell'infortunio che ha fermato Totti proprio questa mattina. Nel frattempo ci gustiamo anche gli highlights che continuano a scorrere, highlights che riassumono sostanzialmente la partita conclusasi con il punteggio di 21-16 e 21-14 con cui Micheletto e Allegretti hanno battuto Calidita in finale, e 21-16 e 21-14 che ha consentito a Francesca Micheletto di laurearsi Queen of the Beach. Micheletto che vanta anche sulla spiaggia alcuni precedenti illustri, ricordiamo sicuramente la vittoria nel 2018 in coppia con Carolina Ferraris a Samsung in Turchia, vittoria in una tappa one star del World Tour, in coppia con l'Antignotti nel campionato italiano assoluto, vanta una vittoria a Terracina, due argenti a Ciro Marina e Montesilvano e un bronzo nella recente tappa di Cordenons. Quindi assolutamente un'estate da incorniciare per Francesca Micheletto. Jessica Allegretti risolve la situazione. Ancora i lights che scorrono mentre siamo in attesa chiaramente di sentire le voci delle protagoniste e successivamente anche l'incoronazione della Queen of the Beach. Per quello che riguarda Jessica Allegretti, anche lei un palmarès importante, nel 2018 in coppia con Giulia Toti ha vinto la Coppa Italia, nel 2019 il tricolore a Caorle battendo in finale Gradini Scampoli e a Cordenons. Giulia Toti in coppia proprio con Jessica Allegretti sono state battute in finale da Galazzo e Balducci. Ora gli ultimi punti che hanno sancito il successo di Francesca Micheletto. Micheletto che gioca, si può dire, in casa perché, come detto in apertura, vestirà la casacca della CBF Balducci Macerata nel prossimo campionato indoor di Serie A2 femminile. Lei che si è sempre divisa tra spiaggia e indoor, 6 stagioni nel campionato cadetto femminile nella sua Trento, dove è nata il 10 settembre del 1997, 3 stagioni, poi Montecchio Torino e quella che si è conclusa la scorsa primavera a Busto Arsizio. E ora la corona di Queen of the Beach a infoltire, a rimpolpare il suo palmarès, il suo curriculum di giocatrice poliedrica, brava sia nell'indoor che sulla sabbia. Dunque siamo davvero pronti per andare a sentire le parole delle protagoniste di questo Queen of the Beach, con particolare riferimento alla vincitrice, a colei che sarà incoronata regina della spiaggia 2021, vale a dire Francesca Micheletto. Quindi direi di dare sicuramente la linea alle interviste post partita con Francesca Micheletto, la Queen of the Beach 2021. Insomma, se dovevi trovare la maniera di presentarti nelle Marche, direi che hai trovato sicuramente la maniera migliore, no? All'esordio, subito regina della spiaggia. Esatto, non avevo ancora mai avuto l'onore di partecipare al King and Queen e vincerlo subito sicuramente non era la cosa che pensavo, però sono stati 2 giorni veramente belli e chiuderli così ancora di più. L'altra cosa, la maniera migliore per coniugare quella che è la tua attività indoor all'attività beach, stanno andando abbastanza bene tutte e due, per utilizzare un eufemismo, no? Beh, le Marche iniziano già a portarmi bene, quindi speriamo sia così anche prossimamente, sì. Manca un mese, questo mese ci sono appuntamenti importanti sulla sabbia, ma sono comunque tutti anche in preparazione per quello che sarà poi una stagione indoor che dall'altro lato veramente non vedo l'ora di iniziare. Due parole sul torneo. Tanti match compressi, una 2 giorni particolarmente intensa,
caldo parecchio, c'è stata anche la variabile vento che secondo me un pochino vi ha disturbato, ma insomma conservare le energie e centellinarle fino alla fine, soprattutto restare lucide nei momenti importanti come hanno dimostrato degli arrivi un po' diciamo col fiatone, no? Ha sempre i vantaggi, è stata sicuramente uno dei tuoi punti di forza. Cioè è un torneo molto difficile perché ti trovi a giocare con ragazze comunque dove, con cui non ti sei mai allenata, mai giocato, e nel beach volley ci sono tante componenti di coppia che non puoi, che provi così all'improvviso, quindi serve tanto adattamento, ma poi ho trovato delle ragazze veramente straordinarie che è stato bello, veramente divertente anche mettersi in discussione, provare a giocare, tutto il caldo, il vento erano solo delle complicazioni in più, ma che si affrontano veramente molto volentieri. Senti, concludendo, mi sembra di aver capito che ti è piaciuto molto, quindi l'anno prossimo tornerai. Eh beh, non dipende solo da quello, dovrò difendere una corona, quindi spero di avere l'opportunità con i risultati anche della stagione di beach di difenderla sul campo, questa corona. Arriva il momento delle premiazioni, arriva il momento delle quattro ragazze che hanno dato vita alla finale del Queen of the Beach 2021. Alla premiazione la scudiera della viceregina Valentina Calì, vale a dire Erika Ditta. E poi arriva il momento della compagna di squadra che ha supportato Francesca Micheletto, vincitrice del trofeo, nella finale, vale a dire Jessica Allegretti. Compagna di squadra di Francesca Micheletto, facente parte della coppia che quindi si è imposta nell'atto conclusivo, nell'epilogo di questo Queen of the Beach, Beach Volley Tour 2021. E ora arriva il momento di Valentina Calì, che ha vinto il suo girone eliminatorio arrivandosi a giocare così la finale per essere incoronata Queen, ma battuta appunto in finale. Eccola Valentina Calì che riceve il premio di vice regina, per così dire. E ora arriva il momento che tutti stavano attendendo, vale a dire il momento dell'incoronazione della regina della sabbia 2021, colei che nell'albo d'oro iscrivi il proprio nome dopo quello di Michela Lantignotti. Ecco Francesca Micheletto, con tanto di corona e mantello. Ecco l'inchino e il bacio di Fulvio Tafoni, ideatore e organizzatore di questo Queen of the Beach. Ed eccola che arriva a ricevere l'omaggio e il premio per aver vinto il titolo di Queen of the Beach 2021, Francesca Micheletto, che inizia così nel migliore dei modi la sua avventura nelle Marche. Dunque, da Civitanova Marche è davvero tutto. Il Queen of the Beach si chiude qui con la vittoria di Francesca Micheletto e l'appuntamento ovviamente è per la prossima edizione. A voi tutti, buon proseguimento di giornata. King e Queen, Beach Volley Tour 2021, Francesca Micheletto! Eccola qui la regina che celebreremo.